18esima puntata di Oltre la Rete, siamo veramente nel vivo della stagione, un alto tie break a chiudere l'ultima giornata di regular season di Superlega, con la vittoria nel finale di una Verona che aveva giocato malissimo i primi due set, ma parleremo di tutto ciò. Prima cosa vi vado a presentare gli ospiti di questa giornata. Giulia Toti, abbiamo una beacher finalmente con noi. Ciao Giulia. Buonasera, ciao a tutti. Lei poi è specialista della neve, eh? Adesso ne parleremo. Ah Andrea, sì, che potrebbe guidi essere il uno futuro, spazzaneve, sci a spazzaneve, sì, fai la pulizia strade più per o Roma e meno. provincia? O Poi ci snow volley no, forever. Snow Volley assolutamente ci racconterà veramente questa nuova disciplina che probabilmente sarà i prossimi giochi Olimpici. olimpici invernali. Già c'è stata una prima sperimentazione, vediamo, ci sono i Assolutamente campionati sì. europei, adesso ne parleremo tra Sì, pochissimo. sì, sì. Dietro di me ci dovrebbe essere un mattacchione, Uros Kovacevic. Uros, ciao! Ciao, buongiorno. Ma che ne fate? Ti hai perso ieri? Com'è andata ieri? Abbiamo raggiunto obiettivi. Vabbè, raggiunto obiettivo. E te la vai a giocare contro la tua ex squadra, perché insomma, trovate Verona? Eh sì. Ma come sta Trento? Trento sta bene, come sempre. Abbiamo fatto una strada lunga e adesso siamo in una strada giusta di conquistare cosa vogliamo. Beh, insomma, è bello Andrea perché adesso andiamo a vedere i risultati della classifica di questa ultima giornata. È bello finalmente avere anche qualche rappresentante della Diretta Trentino perché era un po' con tutti gli impegni pure loro. Ricordiamo che Trento, come la Lube, come Perugia, impegnata anche in Champions League. Direi di sì, direi di sì. Guarda un po', ma a parte proprio dalla Champions League, sono ormai leggendari, dolomitici, direi quasi anche granitici, i nove muri di Giannelli, che hanno dato un po' la carica a Simone per andare poi a orchestrare questa parte finale di Si una prepara per i stagione mondiali, meravigliosa. secondo me. Beh, saranno playoff stupendi, Maurizio. Playoff stupendi sicuramente. Andiamo a vedere i risultati della classifica di questa ultima giornata di regular season, già vinta da Perugia da due settimane. Monza vince contro la Diade Trentino e insomma Trento però l'obiettivo l'aveva raggiunto in tutti i casi. Padova perde in casa con l'Azimut Modena, Verona vince 3-2 la partita che abbiamo trasmesso su Rai Sport, Soro vince in casa contro la Tonno Calipo Vivo Valencia, Perugia vince 3-0, continua a vincere questa lunga serie con il neo solamente di Modena, una delle tre sconfitte, due delle tre sconfitte sono arrivate proprio con Modena contro la Bunge Ravenna, comunque dentro ai playoff la Rivero Milano perde in casa 3-2 contro la Ivan XLS Latina e la Lube Civitanova vince 3-0 contro la BCC New Castellana Neppe Castellana Grotte. Andiamo a vedere la classifica definitiva perché la regular season è finita, quindi dopo andremo a vedere anche qual è la grafica di questi playoff che partiranno da domenica con i quarti di finale. La Sir 70 punti, Sir Safety Connaught Perugia. Giulia, è la squadra di Zaitsev, questa lo Sì, sai sì, tu, sì, lo sì. sai. 64 punti per la Cucina Lube Civitanova, Azimut Modena erano già, i tre piazzamenti erano già andati al di là di questa giornata, Diretta Trentino quarta, poi c'è Verona, Revive Milano, Piacenza con 42 punti, la Bunge Ravenna a chiudere le otto che si giocheranno il playoff scudetto, mentre le altre il playoff challenge. Allora Andrea, io da te vorrei subito una risposta e poi l'andiamo a chiedere anche a Uros. Verona ci ha messo un po' a entrare in partita. Ma più che altro si è svegliato Paia e soprattutto ha fatto molto bene a spirito, l'ha battuta non molto di spirito, ma la faccia abbastanza dura e decisa del suo allenatore. Nicola Gerbic, due mani d'oro, ma soprattutto aveva chiesto ripetutamente di continuare a cambiare un pochino di tattica su cui poi innescare delle pipe interessanti. Guarda un po', quella sostituzione con l'imperatore Paolucci ha dato la possibilità di avere intanto Stern, sempre pronto e motivato ad attaccare palloni importantissimi, mi ricordo quella sbagherata di Mengozzi sui 4 metri, Stern da fermo ha tirato una super saraccata, l'attacco è funzionato bene, il contrattacco è andato meglio, la battuta è E impressionante. nonostante i muri di Piacenza, Esatto, Verona la finisce la compensazione è quarta. stata lì, Quanti erano? quindi 18 muri, ha messo penso che abbiamo una chiuso cosa con 16-18 pazzesca, muri. con una grandissima prestazione di Fei che Come continua a sempre. fare cose meravigliose. Uros, mi racconti, tu è chiaro, hai un grande allenatore che è Angelo Lorenzetti, un maestro definito da tutti, mi racconti Nicola Gerbic perché te lo troverai di fronte, c'hai vinto il bronzo, avete preso il bronzo agli ultimi europei adesso proprio. Com'è Nicola Sì, Gerbic? ormai Nicola conosco da 3 anni già e sarà molto divertente giocare contro di lui e come vi devo spiegare, non posso anche dire tante cose perché comunque lui è mio allenatore a Verona. Allora, scusami, al Nazionale. Certo. Allora Nicola è uno abbastanza duro, che vuole allenare tanto e
è sempre piacere lavorare con lui. Allora fammi una cosa, dimmi questo, la differenza, ecco, Angelo Lorenzetti da una parte, Nicola Gerbic, una differenza, un dato positivo dei due allenatori, cosa, come li differenzi? Dimmi un po', Lorenzetti, Nicola Gerbic. No, è una domanda difficilissima, non lo so, secondo Angelo è un po' più carico. Un po' più carico e costantemente si vede questo. Nicola è un po' più tranquillo. Se faccia sempre uguale, non cambia atteggiamento, tanto soprattutto durante le partite, sto parlando ovvio. Più o meno come lo sguardo di Vladimir Gervis, no? Anche Vladi quando ti guardava negli occhi era abbastanza tranquillo. Il problema è che gli occhi di Vladi ti entravano direttamente nella giugulare. Quanto conta essere serbo come modo di stare in campo? Che cosa avete in più? Il senso d'appartenenza alla maglia, sentite il vostro popolo, perché guarda un po' Atanasievic, non vado oltre perché ce ne sono talmente tanti, vabbè, nella pallavolo maschile, nella femminile, nel tennis. Che cosa c'è? Qual è l'ingrediente segreto che noi potremmo andare a prendere e magari iniziare a trapiantare in qualche bevanda molto naturale da somministrare ai nostri giovani atleti italiani? Non lo so, secondo me uno di tante cose è perché noi entriamo in fuoco molto giovani. Allora io ho iniziato a giocare Serie A in Serbia con 14-15 anni. Allora noi iniziamo a giocare molto giovani e in una certa età, adesso quando io ho 24, Atanasievic 26-27, siamo già, diciamo, abbiamo già qualche esperienza. Allora secondo me questo è molto importante e da noi è così. Giovani, come quando sei giovane entri subito e devi dimostrare subito e dopo è più facile. Vabbè, poi continueremo a studiare insomma questi discorsi che sta facendo Uroš Kovačević. Iniziamo a vedere un po' come è andata ieri, qualche protagonista. Verona abbiamo detto ha vinto al quinto set. Sentiamo per prima, forse ci dovrebbe essere Pesaresi, sentiamo subito Pesaresi e poi ne parliamo insomma di come è andata questa sfida. Sì. Diciamo che questo era un ottimo test pre-playoff perché Piacenza è una grande squadra e oggi l'ha dimostrato, soprattutto i primi due set. Quindi una vittoria che ci fa entrare col giusto morale, la giusta carica verso i playoff. Nicola Gerbic voleva una reazione da voi dopo quel secondo set, è arrivata veramente con un grande grinta. Verona si è presa questa partita con Piacenza. Sì, c'è stata la reazione e soprattutto c'è da dire bravo a Sterne in primis perché è andato in battuta. Sai, sul 2-0 sotto anche il terzo, la palla a spacca, ci è andata bene grazie al suo servizio. Poi dopo abbiamo ripreso anche un po' la giusta carica perché eravamo un po' sottotono i primi due set per la loro bravura e un po' anche per nostro demerito. Poi è stata una partita punto a punto e alla fine abbiamo ottenuto una bella vittoria che fa morale sicuramente. Paura nei primi due set, secondo te cosa è successo? Loro molto bravi e in tutti i fondamentali. Noi siamo partiti un po' scarichi, poi abbiamo subito il loro gioco e non siamo riusciti subito ad avere una reazione. C'è stata solamente nel terzo set, magari nei playoff dovrebbe accadere un po' prima. Speriamo che succeda. Dammi una descrizione della tua squadra, com'è Verona? È una squadra che può far bene contro Trento. Adesso giochiamo questi quarti di finale contro di loro. Sono un'ottima squadra, non lo dobbiamo dire certo noi. Però giocando bene possiamo metterli in difficoltà. Dobbiamo giocare bene. La bella loro l'avranno in casa, voi subite la pressione del vostro pubblico oppure no? No. È chiaro che gara 3, eventualmente, intanto lo dico, al Palatrento è sempre difficile giocare, però intanto pensiamo a domenica prossima, poi vediamo. Hai parlato Andrea, questa era Nicola Pesaresi, hai parlato Andrea di Luca Spirito, insomma Luca Spirito è cresciuto dopo i consigli ovviamente di Tosti, di Nicola Gerbic, sentiamo cosa ci ha detto. Verona è una squadra di grandissimo carattere perché siamo riusciti a reagire, a recuperare, a salire e a vincere 3-2. Non parla delle nazionali perché c'è ancora una stagione da terminare. Nato a Savona, professione regista, Luca Spirito vuole arrivare con la sua Verona in fondo ad un campionato travagliato. Nei playoff troverà Trento.
Verona deve affrontare la gara di Trento con il carattere che ha messo in campo, perché se riusciamo a metterli sotto come abbiamo messo sotto Piacenza negli ultimi tre set, anche loro sono umani come noi, quindi possiamo giocarcela benissimo. La caratteristica secondo te di Verona, nonostante tutti questi problemi, qual è in questa stagione? In questa stagione secondo me è appunto la grinta e il carattere che ogni giocatore mette in campo, perché anche nei momenti di difficoltà io vedo sempre qualcuno all'interno della squadra che riesce a tirare fuori quel qualcosa che dici ma in questo momento è difficile, eppure quel qualcuno riesce a tirarlo fuori e tutti quanti si aggrappano e vengono fuori insieme a lui. Se dovesse dare un voto alla sua stagione fino a questo momento, Luca Spirito, quanto si darebbe? Ma non lo so, guarda, abbiamo vinto con tutte le squadre che sono sotto di noi e abbiamo perso con quelle sopra. Do alla mia squadra la sufficienza per adesso. Quali sono i suoi sogni? I miei sogni sono sicuramente finale CEV e adesso abbiamo la partita con Trento, quindi andare in semifinale assolutamente. Un Luca Spirito che Giulia Toti incontra ogni tanto, lo vedi, vero? Sì, lo vedo spesso sui campi da beach, non tanto perché gioca, ma perché segue la sua ragazza, Michela Lantignotti, che saluto, che è spesso mia avversaria, quindi lo vedo spesso, diciamo. Io... Hai capito, vedrai spesso anche Lupo Nicolai. Sì. Complimenti per l'argento. Ho capito, è sempre un oro perso, però. Ho capito, però gli ragazzi, almeno loro in vincono qualcosa. Loro, dai. Da Lauser, forti, veramente. Lucena da Lauser, sono al top. Forti, forti. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque, insomma, sta iniziando adesso sì, la stagione. Inizi subito con un argento. Assolutamente. Sono la nostra coppia più forte. Aspettiamo le ragazze. Si è riformata la coppia Giombini con Menegatti. Vediamo un po'. D'altronde abbiamo un'esperta che fondamentalmente dallo snow volley, perché ora facciamo così, ti occupi di snow volley, cercherai di arrivare alle prossime Olimpiadi invernali giocando a snow volley nell'attesa che l'FVB e la CFV la vadano a sdoganare, quindi dacci un giudizio sul beach volley italiano. Meglio un 2-2 o un 3-3? Allora, diciamo che per quanto riguarda il femminile è un po'... diciamo non un disastro, però ultimamente ci sono un po' di problemini, mentre a livello maschile stiamo veramente al top. Aspettiamo adesso di vedere cosa succederà, soprattutto perché stanno tirando su delle giovani atlete, cioè il Club Italia che sta facendo crescere giovani ragazze, quindi futuribili, e vediamo se riusciamo a tirar fuori qualche talento come lo è stato appunto lo Menegatti e via dicendo. Molto importante il Club Italia, perché nella pallavolo femminile ha dato possibilità di avere continuità, soprattutto poi legare il territorio dando una borsa di studio su cui poter migliorare continuamente, ed ora nel beach a Formia ci sarà la possibilità proprio di mettere in forma una serie di ragazze che hanno la possibilità poi di giocare. L'Italia è piena di spiagge, il campionato italiano di beach sta iniziando, ci sono ovviamente ora delle nuove associazioni che stanno dando opportunità di fare una promozione. Ma ci vuole il beach indoor per giocare tutto l'anno, secondo no, me. No, c'è. Sì, c'è, però c'è, bisognerebbe il programma lavorarci ancora molto di più. Importante, lei, tra l'altro, è anche un'istruttrice, non è solamente legata al Vollerò, eh? Perché si viene sempre da là. Sempre da lì. Alla fine sempre da lì, beach, volley... Sì. Non c'è niente da fare, volerò, è una scuola pazzesca, pazzesca. Assolutamente, ma sì. La cosa importante che stai facendo è non solo stai giocando, ma stai allenando. Ed è importante proprio questo tipo di aspetto per migliorare quello che è un concetto di promozione dello sport, ma per andare poi a dare opportunità a queste ragazze di prendere il meglio su cui poter pian pianino crescere insieme, senza aver paura che magari un domani ce l'hai contro e chissà, no? Magari potresti perdere qualche partita. Giulia comunque ha giocato, hai fatto praticamente tutto, hai giocato con tantissime giocatrici, da Giombini a Cicolari, ultimamente proprio con la Cicolari sei stata anche campionessa europea nello snow volley nel 2016, insomma sì. Quest'anno sei stata eliminata in semifinale, perché, sì. Insomma, bisogna anche dire queste cose. Io la cosa che volevo chiederti, parlando proprio di snow volley, le difficoltà, perché ne parlavamo l'altro giorno, gli uomini possono anche provare a giocare con i guanti nei momenti, cioè quando cambia il esatto. Tempo, voi comunque la neve viene preparata come una pista da sci e si gioca. Quando fa molto freddo per voi è un problema, perché tu i guanti non li puoi portare, è una questione di sensibilità probabilmente. Allora sì, è un grande problema, perché i maschi, essendo più appunto più grandi, riescono a usare i guanti e quindi riescono a coprirsi bene dal freddo,
Mentre noi donne lo subiamo questo freddo, infatti spesso quando facevo questa tappa avevo le mani proprio con i tagli, i geloni. Però niente, ti copri a strati, ti metti appunto, come si può vedere dal video, questi pantaloni e maglie termiche, piano piano il piumino e poi inizi a spogliarti, ma comunque il freddo lo senti. Doppio calzino, si usano gli scarpini da calcio perché avendo i tacchetti riesci a non scivolare. Però devo dire che la tattica è fare pallette corte, perché le pallette corte tu non le prendi, a meno che sei un matto che ti lanci sulla neve, però fa molto male. È importante avere delle barriere contenitive, perché sennò magari puoi finire poi a valle. Quindi noi ti aspetteremo con Trouro, Scovacevic e Giannelli al Cermis, a Cavalese, per un 3 contro 3 in cui la zona di Uros è perfetta. Tu lo conoscevi, ci hai mai giocato, hai provato Uros a questo snow volley? Che ne pensi più che altro? No, non so giocare io, Stero. Ma che ne pensi? Giocare sulla neve secondo te è una cosa... È sicuro, è divertente però. Divertente sicuro, però non farei. Uros, con tutte quante le tue capacità, gestualità, manualità, pensa di palle, pallette, veramente faresti impazzire qualsiasi giocatore, sia di beach ma anche di snow. No, ti sembra così, però io in beach volley sono veramente scarso. Detesti la spiaggia? Ti piace più stare a riparo sulla roccia con dei ottimi fondali su cui fare snorkeling? Dove vai nelle poche settimane a disposizione? Nelle poche settimane? Nei pochi giorni, secondo me, perché qua ormai si gioca solo. Era una provocazione. Pochi giorni. Poi vado sempre in vacanza a Montenegro. Se ci attorni verso casa, di là. Di là, pochi giorni, 7 giorni, rilasso e ancora pallone e andiamo. Hai capito? D'altronde è così, assolutamente. Continuiamo, rientriamo invece nella sfida di ieri tra Verona e Piacenza. Ludovico Giuliani, l'abbiamo sentito, è l'unico che siamo riusciti a prendere nel fine partita, perché insomma la squadra doveva subito partire per tornare a casa. L'ascoltiamo, il piccolo Giuliani. Noi interessa fare una buona prestazione in vista dei playoff e credo che per i primi due set abbiamo espresso un gioco molto bello, e poi comunque Verona è sempre una squadra da battere, quindi andata così ci faremo ai playoff. Siete stati voi però a dare ossigeno a Verona, perché avete avuto 5 match point per chiuderla 3-0, poi per quanto riguarda quello che sarebbe successo dopo, insomma, voglio dire, è un altro discorso, no? Abbiamo buttato via il terzo set e credo si sia visto, eravamo sopra mi sembra 7 punti a metà, quindi quando succedono queste cose non si può fare nient'altro che tentare alla prossima occasione per far meglio. Le caratteristiche della vostra squadra, che ha sofferto tanto in questa stagione per i tanti infortuni, però ha dimostrato di avere un grande carattere, no? Noi giochiamo col cuore ogni partita, diamo sempre il 100%, se non basta anche il 110%, e poi si vede in campo, noi non molliamo mai. Poi ovviamente non dipende solo da noi ma anche dall'avversario. Il piccolo Giuliani ai playoff, il suo primo playoff della storia, e lo giocherai praticamente con una squadra di casa tua, praticamente, perché giocherete contro la Lube. Bene, noi siamo pronti a tutto e sarà il mio primo playoff e lo giocherò al massimo delle mie possibilità come ho fatto finora. Cosa dice a papà? Che si fidasse quando serve. E questo è Ludovico Giuliani. Allora facciamo una cosa, andiamo a vedere il cartello dei playoff, vediamo un po' come sono gli accoppiamenti, già li conoscete però ce li rivediamo insieme tra pochissimo. Ma prima però, abbiamo fatto questo gioco, Superlega, allora dei playoff, eccoli qua. La SIR, prima classificata, la Sissa Fidicona Perugia contro la Bunge Ravenna, nella parte alta Diede Trentino, Calzedonia Verona, quindi le semifinali verranno da questa doppia sfida. Ricordiamo che i quarti sono al meglio delle tre partite, mentre dalle semifinali in poi si gioca al meglio delle cinque. Cucina Lube Civitanova contro la Wixel e Pierre Piacenza, come avete sentito, e l'Azimut Modena contro la Revivre Milano. Queste sono i quarti. Che ne pensi, Andrea? Perché poi sentiamo pure Uros, perché si potrebbe ritrovare, se va avanti, o Perugia Ravenna. Detta come va detta, allora penso che la Sissa Fidicona Perugia, al di là della buona capacità, probabilmente hanno mascherato anche un po' la partita, ha perso 3-0 abbastanza nettamente, abbia lo scontro più semplice su cui poter scavallare.
Per il resto lascio i commenti a Uros Kovacevic, sì, perché vorrei veramente sentire da lui. Loro hanno la bella in casa però, eventualmente, no? Sì, quello, esattamente. Quello conta, no? Però su questo non farei il commento su Verona, che penso che Trento sia, sulle altre, sia agevolata, non solo dalla bella, perché sta vivendo veramente un ottimo momento, e quindi mi sbilancio io, penso che Trento possa avere una buona opportunità di andare avanti. Che dici, Uros, delle altre quarti? Degli altri quarti? Non lo so, io secondo me io non sono competente di parlare degli altri perché... Beh, insomma, lei affronta... Perché sempre inizierà playoff e si cancella regular season e dopo si va ovviamente di prime quattro squadre, sono favoriti, è ovvio, però non si sa mai. Si può cedere che Ottawa batte prima, cosa succedeva prima in storia di pallavolo italiana, allora è tutto possibile secondo me. Soprattutto in questa stagione qua e questi ultimi anni dove il campionato italiano è veramente cresciuto molto, che tutti possono battere tutti. Cioè. Io credo che è più tutto possibile dalle semifinali in poi, perché comunque sui quarti, 2 su 3, devi stare veramente attento a come ti giochi la tua prima partita in casa. Certamente, sicuro. Assolutamente sì. Sulle 5 cambia tanto. Sì, sì, sì. Infatti sarebbe bello auspicare una riduzione dei calendari con la possibilità di giocare nel meglio delle 5 gare fino a 7 partite per la finale. Andrea lo chiede da quanti anni? Io tempo, sì. Da 10 anni? Sì, sì. Questi ragazzi giocano abbastanza. Quanto giocate, Uros? Ce la fate a rifiatare? Come... Voi, ecco, con tutti questi impegni ci avete, insomma, la Champions, tra l'altro la Champions secondo me loro hanno un turno abbastanza favorevole rispetto a quelli della Lube di Perugia. Come la vedi la sfida di Champions? È sicuro molto dura, perché francesi giocano molto molto pallavolo molto veloce, con tante coperture che sono molto fastidiosi, e un tanto rispetto per quella squadra che incontriamo noi a Chamonix. È ovvio, meglio di giocare contro di Chamonix o di Perugia o Lube o Kazan, per carità di Dio, però è comunque una squadra che è forte, che si deve giocare in 100% di vincerla. Giulia, tu che ne sai di pallavolo maschile? Cioè, sento che conosci Van Zijl, conosci Perugia, come da romana, come ti sbilanci? Insomma, noi il grande volley purtroppo a Roma non c'è più, no? Diciamo, io non tifo una squadra in particolare, però... Li conosci questi conosco. Anche se lei è un'esperta di basket, bisogna dirlo. Di basket. E ci fermiamo là, vabbè. Quindi, va bene. Poi ci fermiamo là, approfondiamo. No, adesso mi deve dire questa cosa del maschile. Perché sei un'esperta di basket? Perché sono innamorata del basket. Uros, hai presente? Le nostre migliori pallavoliste vengono si fidanzano con il ratto delle sabine di basket. Ma perché? O DJ, insomma, se le portano via tutte quante. Uros, non va bene, devi fare qualcosa. Ci sanno fare questi ragazzi. Ma perché no? Anche io sono così. No, vedete, è appassionato di basket, infatti abbiamo condiviso tra altre cose questo bellissimo tributo a Kobe Bryant, che ha vinto l'Oscar con un corto animato sulla sua carriera spettacolare. Andatevelo a vedere perché è veramente emozionante. Kobe, che prende parte da bambino e arriva ovviamente a perseguire il suo sogno di diventare il più forte giocatore probabilmente dopo Michael Jordan. Andrea, tu invece mi devi dire tu come la vedi questa fase finale, questo playoff. Chiaramente lo diciamo sempre, cambia tutto, è finita una stagione, ne comincia praticamente un'altra. In questo momento è Perugia la squadra, perché noi l'abbiamo vista con Modena e ha perso, ma diciamo gli obiettivi già li aveva raggiunti, quindi comunque anche quello secondo me rientra, anche se Modena è tornata a giocare molto bene. La Sirsaft di Canal Perugia ha costruito sul campo con il primo mattoncino della Supercoppa, e poteva anche starci, perché insomma le squadre da ancora da amalgamare, Colaci era appena arrivato, hanno dato comunque un ottimo segnale, soprattutto su Ivan Zaitsev, che ha iniziato ad essere veramente l'uomo squadra, che pian pianino poi è proseguita, quindi ha consolidato questo tipo di percorso e quindi è la squadra da battere. Da notare anche come pian pianino Civitanova ha avuto degli alti e bassi, e quindi questa partita con Piacenza potrebbe proprio riservare probabilmente a gara 3
quello che sarà un verdetto molto molto interessante con Modena che si sta riprendendo grazie sempre a Tine Urnaut. L'abbiamo intervistato tantissime volte, ma soprattutto abbiamo dato proprio questo tipo anche di maglia, se ci fosse la maglia del minatore, in maniera tale che da dare proprio il valore al lavoro duro in palestra. Penso che Tine sia veramente l'uomo squadra al di là di Brunigno che l'Azimut Modena può mettere in campo in questi playoff. Uros, raccontami un attimo come sta Trento, come la vedi adesso? È stata una stagione abbastanza complessa per come è iniziata, una squadra comunque nuova. Come state? Come lo spogliatoio? Che vi dice Angelo? Insomma, quello che mi puoi raccontare, ovviamente. Perché domenica si gioca, veramente... insomma. Tra l'altro domenica siamo da voi, cioè in diretta su Resport c'è questa partita, eh? C'è Trento-Verona. Sì, bello. No, questa stagione è veramente stata strana, molto, con molti alti e bassi, però abbiamo... Alla fine, all'inizio di quest'anno, abbiamo dimostrato veramente un gioco buonissimo, un'atmosfera in campo splendida e abbiamo vinto 16 su 18 ultime partite. Allora stiamo crescendo giorno per giorno, come dico in ogni intervista quando faccio, è veramente, come gruppo siamo veramente uniti, è molto bello essere parte di gruppo di Trentino. Cioè, Uros, ti faccio un complimento perché ogni volta che sei in campo è un piacere vederti. Mi ricordi Bob Svertlik, che era un giocatore che si annodava su ogni singolo pallone per metterlo esattamente preciso come Karski Rali, che in maniera naturale lo metteva lì preciso. Ti voglio fare una domanda. Come giocatore mancino, molto esperto, con la palla rapida e veloce di Giannelli in posto 4, in contrattacco, preferisci avere un passo di rincorsa in più, quindi cerchi di uscire, oppure ti stai standardizzando su un passo di rincorsa e colpo da variare con il polso? Oh, Angelo, per esempio, dici che devo fare transizioni ogni volta, però così io ormai sono abituato di fare pochi passi in contrattacco subito, se contrattacco molto veloce, se arriva da Simo palla una molto veloce, che io non ho tempo di fare transizione. Però quando ho tempo di fare transizione non faccio, allora devo lavorare in questo punto di vista sicuro. Però preferisco palle molto molto veloci, così muro non arriverà, almeno non arriverà compatto. Assolutamente sì, infatti non è un caso che da posto 2 quando arriva la palla sviata dietro veloce da Giannelli diventi veramente quasi infermabile sul territorio di Diago. Ed è più facile per te anticipare il pallone. Scusami, non ho sentito, da posto 4? No, da posto 2 ti con la palla rapida e veloce di Simone riesci a tagliarla bene a traiettoria di diagonale stretta, mentre da posto 4 Angelo probabilmente cerca di darti un passo in più di rincorsa per liberarti traiettorie, perché non è poi semplice per un mancino da 4 avere il tempo e soprattutto per andare a giocare palloni importanti. Ecco, guarda, ti vediamo proprio Eccola, adesso. Perfetto. Quando arrivi con un passo in più di rincorsa hai la possibilità di giocare tutte quante le tue traiettorie, quindi concordo poi con Angelo perché è un tassello tecnico. Guarda che diagonale stretta, la regia è pazzesca. Abbiamo parlato, non sapevo del montaggio video, abbiamo proprio visto la differenza tra la diagonale stretta da posto 2, incredibile, grazie alla regia di Chris Safi e grazie anche a Uros che le ha messe in campo. Ma grazie alle immagini che ho preparato io, voglio dire. Ah, quindi fai anche il montatore adesso? Si fa tutto, ragazzi. Fai le voci, il commentatore, il montatore. Si fa tutto, si fa tutto. Impressionante. Andiamo avanti. Torniamo al beach, allo snow volley, perché insomma bisogna dire come si chiamano le cose. Allora, ci sono degli appuntamenti importanti adesso, grazie a proprio Fabio Crisafi, rivediamo qualche immagine di quella che è questa nuova disciplina. In Corea c'è stata questa esibizione, potrebbe diventare uno sport, una disciplina olimpica, quindi sarebbe una cosa fantastica, in aggiunta poi al beach, alla pallavolo, insomma sarebbe veramente il massimo. Ci sono degli appuntamenti importanti, a Prato, l'Acqua San Bernardo Snow Volley Tour è al Prato Nevoso, il 31 marzo, il 1 e il 2 aprile. Che è la finale del tour italiano, dello Snow Volley Italia. Sì. E poi abbiamo il 18 e il 19 marzo, abbiamo una tappa sempre del CEV, invece, dello Snow Volley CEV, a Plan de Corones, dove io e Greta 2 anni fa abbiamo vinto il titolo europeo. E poi abbiamo la finale europea a Wagren in Austria, il 25 e il 26 marzo, insomma quel weekend lì, dove si assegnerà il titolo europeo del 2018. Lancio un messaggio a chi volesse avvicinarsi a questa disciplina. Che bisogna fare, come ci si avvicina, quali sono le difficoltà, tu se dovessi iniziare oggi cosa faresti e che consiglio daresti?
Allora, sicuramente lo consiglio perché è un ambiente di montagna, quindi... Panorami meravigliosi. Panorama meraviglioso. Se non vuoi giocare, comunque sci, ti fermi, mangi. Quindi da fare lo trovi sempre. Quindi l'ambiente è stupendo e solo per quello ti devi avvicinare. E in più è sempre uno sport, quindi ti diverti, stai all'aria aperta, conosci tante, tante persone, fai amicizia. Cioè, quindi assolutamente lo consiglio. E non pensate che sia una cosa difficile. Difficile o che sia pericoloso. Quindi... Guarda, noi stiamo pensando con la Federazione della Pallavolo, nell'ambito del progetto Voli S3, proprio su Cavalese, essendo un centro permanente di preparazione delle squadre nazionali, di organizzare delle settimane per far giocare il 3 contro 3 in indoor, ma soprattutto sul Cermis, provare a far giocare tutti quanti i ragazzi delle scuole per fare promozione, sì, allo Snow Voli S3. Perché tutto quanto quello che è un posto dove piantare due pali, una rete e giocare il pallone, che sia la Sandy Sabbia, la SD Snow, l'importante è giocare a pallavolo, quindi ben vengano queste opportunità. Se poi diventeranno anche una specialità olimpica, perché no? Perché no? Perché no non credere in questo percorso e quindi invogliare, agevolare la promozione di questo sport? Guarda un po' qui chi c'è, qui però certo ovviamente non stavi sulla neve perché questa sulla neve così rimanevi lì. Neanche al mercato a pensare in anguria. Questa è Giulia Toti di nostro Daniele Lauro. Grazie. Come per Uro Scovacevic, questi sono i pensieri del nostro disegnatore per i nostri... Ti piace? È bello. La marca quasi meglio della normale, guarda. Meglio gli occhiali a specchio, Bella. Beh, sì. Loro li usano però. Sono fondamentali. Sì. Cioè, non... Ma anche sulla neve, soprattutto sulla neve. Sai che riflesso che c'è? Sì, bianco riflette tantissimo. Ecco, una domanda, ma che tipo di mascara usi quando giochi sulla neve? Ti non fai come, no, come giocatori di football americano che usano mettersi ovviamente il nero per non avere riflesso da sotto gli occhiali? Quello che non cola con l'acqua. Hai visto? Vedi? Quello che lo puoi usare anche ma tu. Ma quello che non cola con l'acqua può colare con Colacci? Ma Colacci cola la pasta quando è in casa? Oddio. Lascialo perdere, no? Questi sono i momenti lucchettiani. Allora, chiudiamo qui con il maschile e con il beach, entriamo nella giornata femminile, ne manca ancora una, destini abbastanza tosti per alcune formazioni, clip e poi ne parliamo. Eccola qui, la penultima giornata del volley rosa della Samsung Galaxy Volley Cup. Questi sono i risultati. Si deve giocare Busto contro Casalmaggiore. Conegliano perde in casa, riperde contro Novara, anche se rimane prima in classifica al secondo posto. Bergamo con Savino Scandicci perde e quindi proprio la Savino del Bene Scandicci raggiunge il secondo posto. E attenzione, questo finale, l'ultima giornata, può succedere veramente ancora di tutto. E vince la regular season, cara Giulia, vuol dire Champions League, perciò vuol dire soldi, vuol dire essere già lì, vuol dire dai, poi soprattutto giocare le belle in casa. Quindi, insomma, non è cosa una poco in un altro campionato dove sarà molto complicato capire come andrà a finire. Modena perde in casa, Modena che sta un po' in flessione, perde con Monza che continua a fare questa grandissima stagione. Legnano batte e perde con Filottrano, quindi è condannata alla retrocessione, una stagione insomma veramente da dimenticare per tanti motivi, anche quelli economici, già penalizzata di un punto. Il Bisonte Firenze vince 3-0, invece il Bisonte fa un bel passo in avanti, sì, per cercare il playoff contro la Macicero Volley Pesaro. Andiamo a vedere la classifica, da qui capiremo un pochettino meglio qual è la situazione. Tutto da decidere, 50-48-48 tra Conegliano, Scandicci e Novara.
Saugella Monza 35 punti come Busto, però con la partita da giocare. Modena 31 punti, eccola qua. Mai Cicero, Volley Pesaro 29 punti, poi 26 per il Bisonte Firenze, e oramai la Pomicca Salmaggiore tagliata fuori da ogni situazione, con la Foppa Pedretti che si deve giocare proprio nell'ultima sfida assieme alla Lardini Filottrano la permanenza in Serie A. Insomma, Giulia, voglio dire, anche se non segui la pallavolo in questo momento, però sai cosa vuol dire Bergamo. Bergamo ha una storia della pallavolo e si trova in questa condizione. Tra l'altro non si sa neanche se lo sponsor quest'anno, il prossimo anno ci sarà ancora, e Foppa Pedretti potrebbe salutare il mondo della pallavolo. È di oggi una buona notizia, per cui si sono riaperti i tavoli per fare in modo di accorpare in un'unica polisportiva la maschile e la femminile in quel di Bergamo. Volevo velocemente anche salutare Valeria Caracutta, che è stata nostra ospite, sì, e ha esposto con la squadra un bellissimo striscione. Hanno onorato il campionato. Ringraziamo voi tifosi, perché ci siete stati sempre. Sì, insomma, noi non abbiamo certezza, insomma, però sappiamo che c'è un problema economico molto molto grosso, con ragazzi magari non hanno guadagnato tanti soldi. Speriamo più che altro che speriamo che si possa regolarizzare questa situazione, perché insomma giocare una stagione senza guadagnare anche il minimo che bisogna guadagnare, insomma, non è cosa facile. Allora, noi andiamo a sentire due delle protagoniste di questa sfida. Valentina Righetti, l'abbiamo ritrovato il sorriso e la grinta di questa centrale nazionale di Scandicci. Insomma, una stagione fantastica. 44 punti, 44 gatti in fila per tre. Sono contenta perché alla fine abbiamo giocato con carattere, quindi abbiamo messo continuità con il risultato di domenica scorsa, ma non solo per il risultato, proprio a livello emozionale. Abbiamo mantenuto questa qualità che ci servirà tantissimo in playoff, quindi sono contenta. Abbiamo faticato, ma non è che sono stupita di aver faticato qua a Bergamo, soprattutto oggi. Devo essere sincera, io mi sono emozionata. Tanto. Sarà all'inizio, quindi sì, insomma, tutte emozioni, tanto è bello vederti emozionata. Io mi emoziono spesso, però la Foppa è una donna sensibile della mia vita, importante, e oggi è una partita importante. Poi insomma, speriamo con tutto il cuore che non sia l'ultima, ecco. Quando arrivi Direi a Bergamo, sì. Quando arrivi a Bergamo, la tua sensazione tornare qui, insomma, com'è? È bello, mi piacerebbe fare un giorno 10 anni fa, mi sono divertita tanto. Sono contenta di come, appunto, come la mia squadra, sono contenta anche per me del quello che ho messo a livello emotivo in queste due partite, in queste ultime Grintoso due partite. Grintoso ed emotivo. Quello era il mio obiettivo e credo che da quello un po' si sia trascinato il resto. Facendo un po' fatica, però alla fine è uscito anche qua. Ho fatto 4 muri, pensate. Mamma mia. E in ballo, io te lo dico, insomma, c'è ancora un primo posto possibile, perché tutto è possibile. C'è ancora un'ultima giornata e non si può dire niente. Non si può dire niente, vediamo. È una grande. Valentina Righetti mi fa divertire da morire. Assolutamente, fantastica, sì. Fantastica. Miriam Silla, stagione difficilissima per la Foppa Pedretti. Per Miriam Silla che ha perso un europeo, per quello che sapete. Sentiamo un po'. Di questa stagione si salva il fatto che comunque sia, ogni settimana dall'inizio di questo campionato noi ci siamo allenati al massimo, abbiamo cercato di dare quello che avevamo. Non abbiamo avuto una stagione fortunatissima, ma non ci piangiamo addosso, nel senso, non sono qua a dire povere noi. Il fatto che non abbiamo mollato, siamo sempre scesi in campo con l'intenzione di fare bene. Purtroppo credo che esistano anche degli anni così, l'unica cosa che si può fare è continuare ad andare avanti. Noi cerchiamo di pensare al nostro, senza guardare al di fuori quello che succede, perché sarebbe ancora peggio, avremmo anche troppe cose a cui pensare. Penso che per quanto riguarda la società ci siano delle persone addette a cui che ci devono pensare. Noi sinceramente adesso siamo focalizzate più a questo, quello che dobbiamo fare noi, quello che possiamo dare e contribuire per far sì che questa Foppa Pedretti continui ad esserci. Questa è Miriam Silla, e certo, insomma, stagione difficile, si giocherà la permanenza in Serie A proprio nell'ultima giornata, e tra l'altro anche quella giornata in diretta sulla Sport. Andiamo a vedere subito gli appuntamenti, così ci rendiamo conto, diventa una giornata importante anche per il femminile, perché andremo a Monza, una Monza che sta giocando molto bene, vediamo se cederà qualcosa, ma per me no. Foppa Pedretti Bergamo se la dovrà giocare, se la dovrà sudare, 20 e 30. Ha vinto in casa con Modena. Appunto.
E poi Dieta e Trentino, Calcedonia-Verona, guarda un po', Uros Kovacevic dietro di noi, lunedì 12 marzo, di nuovo la rubrica. Uros, l'ultima parola la lascio a te. Qual è l'obiettivo? Dimmi. Qual è l'obiettivo tuo? No, vabbè. Qual è l'obiettivo? No, voglio capire. Vincere lo scudetto. Vincere lo scudetto, no. Vabbè, voglio dire. Giochi contro Verona, con una partita molto, molto bella. Certo, intensa. Il nostro obiettivo è di vincere ogni partita. Allora, questo ormai sanno tutti. Va bene. Allora, ti facciamo in bocca al lupo. Noi ci vediamo domenica, perché c'è gara 1 dei quarti di finale. Grazie alla Dieta del Trentino, grazie a Uros Kovacevic, grazie di essere stato con noi. Giulia, anche te, i sogni di Giulia quali sono? Perché c'è tanto da fare, c'è ancora Beach, c'è l'insegnamento, c'è tanto da fare. Con lo snow, insomma. Sì, adesso sto aspettando che esce questo campionato italiano, il calendario, quindi inizierà la stagione estiva. Poi lo snowvolley, perché no, e poi continuo ad allenare all'Urban Beach e insegno anche nelle scuole, ebbene sì. Ecco, sì, perfetto. Nelle scuole insegni il beach? Educazione fisica. Allora tra un po' ti daremo uno strumentino per fare promozione anche. Dai. Per... Vediamo. Il beach nelle scuole. Liceo. Ci lavoreremo. Ok, allora noi ringraziamo veramente i nostri ospiti, ci vediamo sui campi, ci vediamo su Oltre la Rete la prossima settimana. Saluto Maurizio Colantoni, saluto Andrea. Ovviamente. Mi raccomando Uros, consolami la Stevanovic che deve andare in nazionale, che per la prima volta è fuori dai playoff. Vi lasciamo col servizio di Marco Fantasia, poi sigla e alla prossima settimana. Ciao Giulia. Ciao. È stato lo storico vice di Velasco nell'era della generazione dei fenomeni, poi ha guidato anche la nazionale femminile. Angiolino Frigoni adesso scommette su Verona e ne è diventato direttore tecnico. Lo abbiamo sentito su presente e futuro dei gruppi azzurri e sul progetto della società gialloblu. Ma io non farei una valutazione della nazionale italiana solo in quest'anno. La nazionale italiana è dal 1989 che è ai primissimi livelli e mancando alcuni giocatori... ovviamente la squadra non è così competitiva, anche perché gli altri di esperienza ne avevano poca e quindi hanno dovuto fare esperienza nella World League. Abbiamo un problema di schiacciatori in questo momento, a parte i soliti noti. Bisogna anche pensare una cosa, no? Che non tutti gli anni o le generazioni sono uguali. No? Noi abbiamo avuto la fortuna, ripeto, di avere per molto tempo generazioni importanti che ci hanno, però succede anche che non sia così. Lo è stata la Francia per un certo periodo, lo è stata la nazionale americana che per un certo periodo è stata fortissima e poi non molto e poi si è ripresa. Dipende anche dalle generazioni, non è solo una questione di cosa produce il movimento produce quello che c'è. Il Club Italia può aiutare sia come ragazzi sia come ragazze. Il Club Italia femminile è nato molto molto tempo fa e secondo me adesso sta dando i frutti migliori. Il Club Italia maschile è un po' più giovane. Io sono un po' critico nei confronti non dell'esperienza in se stessa del Club Italia, ma del fatto che questi giovani hanno un percorso facilitato. Mi sembra che dovremmo creare un pochettino più di fame nei giocatori, no? Un pochettino più di competizione. Sono anche critico, lo sono sempre stato, non è da adesso, con i limiti degli italiani in campo. Io penso che l'idea di avere degli italiani in campo obbligatoriamente non è controproducente per quelli che ci sono, ma dietro gli italiani in campo devono essere anche le riserve e quelle riserve non giocano mai o giocano pochissimo. Per esempio in Francia non ci sono limiti. Eppure producono giocatori, eppure la Francia è ai primi livelli internazionali. La Serbia, che ha 6 milioni di abitanti, che continua a produrre giocatori di livello internazionale pur non avendo un campionato di altissimo livello. Quindi la soluzione sinceramente non saprei qual è, però secondo me non è quella che stiamo adottando, che è stata adottata fino adesso. Una battuta dal direttore tecnico di Verona, gli obiettivi a medio e lungo termine di questa società? Ma noi quando abbiamo formato questa squadra ci siamo posti come obiettivo non solo il risultato, ma abbiamo cercato di formare una squadra con dei giocatori che abbiano carattere, con giocatori giovani, non tutti sono giovani, e pensando quest'anno di fare un campionato per migliorare questi giocatori, quello che verrà lo teniamo buono. E già che ci siamo puntiamo anche a giocarci un quarto di finale importante nei playoff.